Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con la nostra carriera allenatore su FIFA Ultimate Team. Eccoci qua nella divisione 8, nella terza quindi stagione della nostra carriera su Ultimate Team. La scorsa è andata, diciamo, malino, soprattutto per l'ultimo episodio dove ho sclerato abbastanza, infatti è stato un episodio un po' emotivo, diciamo così, e cercherò di stare un pochino più calmo in questo. Ci sarà una nuova squadra, ci saranno nuovi obiettivi dati dalla dirigenza e vediamo un po' cosa ha da dirci Ricky. Ok, Leo, mi dicono che hai superato anche quest'altra divisione. Complimenti, complimenti. Devo dire che stai lavorando bene. Qualche obiettivo va soddisfatto un po' meglio, però ci siamo. Questa volta sfida un po' più ardua, un bel 3-4-3 modulo che so che ti piace molto. Sto scherzando, sono ironico. E mi raccomando, soddisfa questi obiettivi. La squadra ce l'hai per poter fare questi obiettivi. Non sono così difficili. Mi raccomando, non deludere la dirigenza, non deludermi. E facci divertire tutti quanti. Ok, gli obiettivi non sono neanche male. Il problema è il primo, ragazzi. Non subire gol da fuori area penso sia completamente impossibile. Dobbiamo cercare di fare meno falli all'avversario per ogni partita. Dobbiamo fare un gol dopo una verba spin, ma quello ce la possiamo fare tranquillamente. Segnare in area di rigore, anche quello penso ce la possiamo fare. E su cross basso, pure quello fattibile come cosa. Quindi in teoria punterei a fare i 4 dopo il primo, cioè il primo, boh, non penso di riuscire mai a farcelo, però d'altronde per fare un plan ci vuole anche un po' di fortuna. Comunque abbiamo 30.000 crediti e abbiamo una squadra che scopriremo adesso. Ok, 3-4-3. Va bene, il modulo non mi piace per niente. C'è Ciro Immobile che non è una brutta carta. C'è Palladino. Va bene come argento insieme al portiere Ortolà del Barcellona. Ok, c'è Verdi, Simone Verdi, idolo, lo adoro, ce l'ho anche al Fantacalcio, quindi perfetto. Risse, ma non è nemmeno malaccio. Hector che era terzino, in questo FIFA invece è centrocampista, quindi va bene. Camacho, abbastanza difensivo, ci può stare. Vitolo, non è male. I tre di difesa non sono neanche così tanto male. C'è Lemos alto normale 1,87, però abbastanza veloce, anche un buon dribbling 70. Lui normale basso 1,82. Oddio, sto Meret fa abbastanza schifo. E poi abbiamo Jesus Vallejo basso alto, quindi sta abbastanza in difesa, un po' meglio. In panchina ci siamo portati dalla scorsa stagione Marquinhos, Shaarawy e Götze, quindi abbiamo un centrocampista, un ala, un difensore per avere un po' tutti i ruoli. Per fortuna ci siamo portati Götze, così è più facile da inserire in uno di questi centrocampisti centrali. Idem Shaarawy, oppure Marquinhos, d'altronde va bene per uno di questi ruoli, soprattutto esterni. Per quanto riguarda invece il nuovo innesto da 30.000 crediti, ho deciso di sfruttarne abbastanza per questa volta e cambiare questo Meret, che non mi piace per niente. Andrò a utilizzare un giocatore che forse non avrei utilizzato in questo FIFA, perché io sono uno a cui piace avere giocatori veloci e Martinez non è certo il giocatore più alto, sembra Om, ragazzi, ditemi, cioè è Om, lui è Avi Martinez, è palesemente Om, no, non è veloce ovviamente, però normale normale di rendimento, sicuramente meglio dell'altro che avevamo, 1,90 di altezza, buonissime statistiche difensive ovviamente, è un po' lento, però abbiamo anche speso abbastanza bene, 20.000 crediti, quindi questa volta ne abbiamo sfruttati un pochino di più di 30.000 che avevamo. Purtroppo De Lucia ci deve abbandonare, ma devo rimettere Meret, devo metterlo in panchina e portarmelo nelle partite. Non penso di utilizzarlo mai, anche perché abbiamo un altro difensore centrale che possiamo cambiare, ovvero Marquinhos. Ok, iniziamo questa nuova divisione contro Akatsuki, che ha una Serie A. Come sempre, con Piazza Matri Suso là davanti, c'è il Ciccio, c'è Ciciretti lì sulla tre quarti, c'è da stare attenti. Attenzione, chiudiamo. Fanno sempre la Cruyff Turn, ragazzi, non sanno fare altro. Il Ciciretti, dai, non si può prendere gol così da fermo da Ciciretti. 1-0 dopo 5 minuti. Tra l'altro, è un gol da fuori area, ma cioè, nemmeno lo contavo di farcela.
a non subire gol da fuori area, era impossibile, ragazzi. Cioè, la dirigenza un pochino deve abbassare le proprie pretese, perché qui, cioè, dà degli obiettivi che sono irrealizzabili. No, ragazzi, non possiamo prendere un altro gol così da Ciciretti, col destro, da girato. Ma dai, ragazzi, siamo un pochino seri, non facciamoci umiliare così. Andiamo a metterla in mezzo. Buono in mezzo il colpo di testa, però è debole. Dai, Ciro, fai vedere cosa sai fare. Fai vedere. Fallo! Ed è rigore, attenzione, perché il gol in area di rigore, su rigore, vale. C'ho anche la freccetta che mi aiuta. Ciro, palo, bene, è utile la freccetta, quando poi te la butta da un'altra parte. Vai, Ciro, col tiro, madonna, cos'è? Donnarumma. Donnarumma, l'incubo, Donnarumma. Finisce qua il primo tempo su 2-0 per il mio avversario. Sto trovando molta fatica con questa formazione, ragazzi. Io 3-4-3 lo odio. Per Verdi, filtrante per Risse, dai Risse. Rientra bene Risse. In mezzo per Verdi. Qui non c'è fallo, no, mai. Buono Hector per Ciro che si gira. Però non mi fa passare, ma dai, mi aveva placcato. Guarda lui che cacchio di culo che c'ha con i rimpalli, assurdo. Guarda se non segna anche qua. Ma dai, ma non si può. Ma non si può, ma ha fatto un'azione orribile piena di rimpalli. E la palla gli è arrivata a Suso, che da lì ha segnato, ovviamente. Ovviamente. No, ma come si fa a giocare col 3-4-3? Non c'è nessuno a centrocampo, in difesa, non c'è... Nemmeno in attacco, non c'è nessuno. Tutti sulla fascia sono. Che me ne fai dei giocatori sulla fascia? Dai, Verdi. Dai, Verdi, resisti. Mi sta ammazzando. Madonna mia, palladino. No, nemmeno. Dai, Verdi. Dai, Verdi. Un altro rigore. Vai, sbagliamo anche questo. Almeno siamo a posto. Dai, buono. Non stavo parlando perché ero concentrato sul mettere la freccettina lì dove è buggato, che entra per forza. Ciro immobile, 3-1, va a posto. Ok, finisce la prima partita, 3-1 per il mio avversario. Mi devo abituare a sto modulo, assolutamente non l'ho mai provato. L'ho provato magari qualche volta in un draft, ma su FIFA 18 penso di non averlo mai provato, e confermo che mi fa veramente cagare. Però vabbè, continuerò lo stesso a giocarci perché sono obbligato. No, abbiamo fatto solo un fallo contro i tre dell'avversario, quindi abbiamo fatto meno falli per questa partita. Però abbiamo subito un gol da fuori, ma abbiamo fatto un gol da dentro l'area. Non è andata così male, anche se no, è andata male. Ok, secondo avversario di oggi contro il Tavernello. Bellissimo il nome. 4-1-4-1, sempre Serie A ovviamente, con De Frel, Nani, Milinkovic, Savic, Zielinski, Candreva, De Rossi davanti alla difesa. Non è una brutta squadra, però dobbiamo fare bene, dobbiamo abituarci a questo modulo orribile. Buono qui Risse, parte lui, palla in mezzo per Verdi, di tacco per Ciro, ancora a cercare Verdi. Verdi può rientrare con la sua berba spin, il tiro, peccato, c'è il gol. Buono il gol, però non è un gol con la berba spin perché è arrivato il rimpallo, peccato. Se avesse segnato Verdi sarebbe stato un gol con la berba, ma va bene, siamo in vantaggio. Palladino, pure lui la può fare la berba, attenzione. Ne fa due perché vuole esagerare. Vuole esagerare. Ora perché lagga. Perché lagga. Vai cross basso in mezzo. Sì, 2-0, sì. Segniamo con il cross basso. Il gol è di Hector, l'assist è di Palladino. Buono così, 2-0, secondo obiettivo completato. Attenzione alla palla in mezzo, Ortolalla butta via. Ancora palla pericolosa qui dal limite dell'area. Buono Vitolo. Ancora Vitolo. Libera lui e possiamo ripartire. Dai. Finisce qua il primo tempo sul 2-0. Stiamo vincendo. Non abbiamo fatto falli, ma non ne ha fatti nemmeno l'avversario. Quindi dobbiamo almeno subire un fallo per continuare con questo obiettivo. Abbiamo fatto i gol dopo il cross basso. Siamo messi benino. Non benissimo. Attenzione. Attenzione alla palla in mezzo, il colpo di testa e il gol. 2-1. E ci rimonta sicuro. Palladino, buono per Vitolo che non può fare la spin però. E non mi riesce nemmeno a prendere fallo con questi giocatori, è una cosa incredibile. Fallo! No dai arbitro, se non mi fischi nemmeno questi falli però, diavolo.
Dai, è partito Verdi, non so se ce la fa, ci proviamo. Bravo Verdi, bravo Verdi. Non è una spin questa, però è un gol. È un gol, va bene. 3-1 all'80esimo. No, non vuole farmi fallo, impossibile. No ragazzi, è impossibile così, cioè. Comunque io direi che con zero falli commessi l'obiettivo rimane, perché è impossibile fare meno falli se l'altro ne fa zero. Quindi diciamo che zero falli, 0 a 0 è una cosa giusta. Comunque vedete, zero falli, lui ha fatto anche 14 contrasti, quindi io sono stato molto più corretto, però l'arbitro non ha fischiato qualche fallo, ma comunque con zero falli fatti, ragazzi, l'obiettivo rimane. Ok, siamo arrivati all'ultima partita di oggi contro Alebi Team, che ha una Serie A con Immobile anche lui da davanti, una classica Serie A. Tra l'altro mi sono dimenticato finora di fare i cambi in queste prime due partite, quindi cercherò di ricordarmelo in questa, per almeno utilizzare un pochino Shaarawy o quantomeno Goetze. Magari Marquinhos non ce n'è proprio bisogno, però gli altri due sì. Attenzione qui, c'è fuori gioco? Come no? Come non è fuori gioco? Vabbè, 1-0 per lui di Immobile. Secondo me era fuori gioco. Vediamo qui se lo fa rivedere. C'era Lemos, però vabbè che poi è passato in mezzo alle gambe del portiere. Secondo me era un pochino più in là Immobile. Vabbè. Bello Verdi per Vitolo. Prova una botta. Out. No, in mezzo c'è Ciro. La gira per Palladino. Arriva Vitolo. Buono, c'è ancora Palladino in mezzo. Palladino. Era un tiro orribile, probabilmente finiva alto. 1-0 per il mio avversario. Penso abbia fatto un paio di tiri, comunque non si è reso più di tante volte pericoloso, però ha avuto fortuna con quella prima azione. Tra l'altro non skippa nemmeno un replay sto qua. Va bene. Infatti come vedete ha fatto due tiri, uno in porta, noi 6, 3 in porta, ma non abbiamo ancora trovato la rete. Vorrei subito fare un cambio stavolta, non voglio perdere tempo, mettiamo El Shaarawy per Palladino, io metterei anche Goetze per Hector o per Camacho, facciamo per Camacho, dai. Vai per Ciro, dai Ciro, girati bene, Ciro! Ma come si fa a fregare un'occasione così, Stefano? E qui ce n'è uno solo perché, mio Dio, la difesa 3 è orribile, cioè avete visto com'era completamente solo perché mancava un terzino lì, perché lì ci deve stare un terzino. Attenzione, e vabbè, dopo essersi visto tutti i replay 3 ore per battere sto calcio d'angolo, anche culo sulla respinta, ma io non ho parole. Per favore, chiudi, per favore, no, no, non posso mai chiudere, non posso mai chiudere, certo, 3-0, non ci voglio credere. 3 tiri ha fatto questo. Dai per Goetze, ma che tiro è? Ma dai! Nel mezzo. Ancora Verdi per Risse. Si è fermato Risse. Si è tornato indietro. No, guarda Lemos. Si è fermato pure lui. Vabbè, ma che è la squadra che si sta ammutinando. Cioè, dai ragazzi. Prima Risse che si ferma. Era completamente solo, bastava che continuasse, era gol. E adesso Lemos aveva la palla, si è fermato di nuovo. Io stavo correndo. Ragazzi, stiamo scherzando. Mezzo per Ciro. Nemmeno questo. Nemmeno questo. No vabbè ragazzi, è stregata sta partita. È una cosa impossibile. Ma avete visto come l'ha parato col piede mentre si ribaltava? Finisce qua la partita sul 4-0. Ragazzi, non so come ho fatto a mantenere la calma in questa partita, perché veramente è stata una cosa oscena. Cioè qui FIFA ha dato il meglio di sé. A parte i suoi 7 tiri in porta, di cui ho 8 tiri di cui 7 in porta, io ho 17 tiri di cui 6 in porta. Ma avete visto un pochino cosa mi hanno sbagliato? Cioè, quantomeno abbiamo fatto meno falli all'avversario, ma era anche falloso, tu ha fatto solo 3 falli, nonostante scivolasse ogni volta. Quindi questo primo episodio è andato male, perché 2 sconfitte, la prima ci stava, questa qui assolutamente no, poi per 4-0... Sono abbastanza deluso dal gioco e da questo modulo, che è veramente osceno, cioè in difesa è ingiocabile ragazzi, non vi fate mai la difesa a 3 perché è ingiocabile. Speriamo che il secondo episodio vada meglio, sicuramente in questa stagione durerà almeno 3 episodi, visto che ci mancano ancora 12 punti e quindi probabilmente ci dovremmo giocare tutte e 10 le partite.
In quanto obiettivi ne abbiamo completati due, più già uno fallito, ma era ovvio. Ovviamente ho ancora contato che abbiamo fatto meno falli all'avversario, nonostante la scorsa fosse 0-0, ma ragazzi, concedetemela. E poi ci manca ancora da segnare un gol su una berba spin, ma penso sia fattibilissimo come obiettivo da fare nel prossimo episodio. La serie sta andando abbastanza bene, devo essere sincero, pensavo peggio per essere un canale dove la prerogativa è stata sempre stata la carriera allenatore normale, quella classica su FIFA. Portare una cosa un po' così diversa poteva destare un pochino delle perplessità, però penso che stia andando abbastanza bene. Quindi continuate così, lasciate dei miei mi piace perché servono per la serie assolutamente. Vi fate iscrivere al canale se l'avete fatto, passate dalla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.